Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi nuovo unboxing Shein. Allora, innanzitutto questa volta l'ho chiamato Shein e non Shein perché una ragazza in maniera poco gentile mi ha fatto notare che dato che collaboro con l'azienda dovrei dirlo almeno nella maniera giusta, comunque a me piace più Shein. Tolto questo, oggi andiamo a fare un unboxing. Questo pacchetto l'ho ordinato io e all'interno non ci sono vestiti. Zero vestiti, zero magliettine, pantaloncini, zero, niente di niente. Abbiamo solo accessori, cose per la casa e make up, mi sembra. Non vedo l'ora di spacchettarlo, ve lo giuro. Ce l'ho a casa da ieri e so che è solo un giorno, ma non vedo l'ora di aprirlo. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, escono un sacco di video ultimamente sotto Natale e andiamo a aprire il pacchetto. Allora, vado ad aprirlo. Però non voglio sbirciare, cioè voglio pescare le cose, quindi farò così. E cosa faccio? Lo metto per terra. Ok. Pesco! Beh, ho pescato la descrizione di quello che c'è dentro. Bello, fantastico. Niente, le cose sono giganti a quanto pare all'improvviso. Ma che cavolo ho ordinato? Allora, la prima cosa che troviamo è questa. Allora, io volevo appunto dei portagioielli, portaorecchini, braccialetti, collanine, perché averli nelle scatoline trovo che sia abbastanza scomodo. Quindi ho deciso di sistemare i miei gioielli. Sembra molto morbido al tatto, non mi sembra fatto per niente male, ha giusto un'ondettina, che descrizione. Il tappetino sotto in alcuni punti non è attaccato perfettamente, ma cioè è una roba che dovete andarli a vederla così. In ogni caso, per portare braccialettini, orecchini, questo trovo che sia perfetto. Poi magari vi farò vedere meglio come organizzo le cose, comunque cioè, il concetto base è super semplice, appunto scade tutto, ogni spazio un paio di orecchini, così rimangono belli separati, li trovate subito, li vedete, e questo per me è top. Poi, questo cos'è? Solo io potrei dire questa roba. Dato che ho solo un tappo per il prosecco, quelli che mantengono appunto il vino frizzante, ne volevo un altro. Questa è la confezioncina, cioè raga, super professional. Neanche quelli che mi arrivano al bar sono impacchettati così bene, ve lo giuro. E voi direte, perché non hai preso al bar? Perché ne stanno arrivando pochi e non volevo fregarli. E poi mi ispirava un sacco il fatto che questo all'interno, appunto, oddio, vedete, ha il simbolo di sblocco e blocco, quindi in teoria voi lo mettete, schiacciate e... oddio, ah, così è sbloccato, quindi poi non schiaccio niente, giro e basta. Vabbè, si gira, lo proveremo su una bottiglia, vi farò sapere se tiene. Se tiene ne compro altri 14 e li regalo a Natale. No, a Natale non faccio più in tempo, però li regalo. Andiamo avanti! Ah, ok, ok, ho pescato l'altra parte di quello là, cioè l'altra parte. In realtà sono proprio due diversi, li ho presi su due schermate diverse. Però tecnicamente il colore è lo stesso, il materiale è lo stesso, speriamo. Sì, ok, sono uguali, perfetto, meno male. L'unica cosa, questo è arrivato così, cioè questi non sono sistemati, hanno la colla. Boh, li metto come cacchio mi pare a me, però. Ecco, questo non... vabbè. Avrei preferito arrivassero già sistemati, però c'è da dire che così almeno ve li mettete dove volete voi. Questo è per gli anelli, ho pensato qua le collane o i braccialetti perché sono più grossi. Top, cioè mi sembra fatto bene, vediamo se ci sta l'anello senza che si annienti. Sì, perfetto. Rimane un pochino sollevato, non so se riesce a vedersi. Però top, cioè mi piace. Oddio no raga. Dovete fare attenzione quando alzate perché, ecco, avete visto? Si è alzato tutto. E no, questo non va bene. Vuol dire che sotto c'è poca colla.
Quindi o mi prendo la briga di alzare tutto e mettere la colla, se no prendetene un altro, cioè la stessa linea ma un altro. Mi spiace perché mi piace, ho fatto bene, però se lo disfo io non è che sono molto delicata. Peccato, era un sì e adesso un no. Passiamo a un'altra cosa. Ok, questo. Che diavolo è questo qui? Non ne ho più. Ah, ok, si apre da qua. Stavo già tagliando io. Che cavolo ho comprato, raga? Sono tutti i gioiellini che ho ordinato, mi sa. Allora, partiamo dal primo. In realtà è una cintura color oro e l'ho presa identica color argento. L'avevo vista da CVG, però 15 euro qua l'ho pagata o 5-6, quindi ho preso questa qui. Il principio è lo stesso, quindi questa è la cintura. Si infila di qui, truc, e la lanciate come una semplice cintura dove vi pare. Credo che possa essere super carino, oltre che super alla moda. Poi è bello perché ha, non si vede, ha tutte le misure, ovviamente potete metterla dove volete. Poi abbiamo la stessa cintura nella versione argento, come vi dicevo prima. Tra l'altro, cioè, raga, non sono fatte male. È abbastanza pesantina. Quella oro è fatta meglio, vi dirò. Pesa, sto facendo un casotto, pesa molto di più. È metallo questo, qualcosa del genere. Questo sembra un po' più plastica, però sono identiche, sono fatte uguali. Quindi queste le sfrutterò sicuramente in tantissimi outfit. Poi ho preso questi orecchini giganti a mo' di catena. Perché A, le catene vanno di moda, B, mi piacevano. Sono un po' plasticosi questi, ma già lo sapevo, costano pochissimo, ma io, cioè, anzi, in realtà li preferisco. In plastica così rimangono molto più leggeri, non mi pesano sulle orecchie, quindi in realtà a me piacciono. E poi li ho presi anche nella versione un po' filo, non so come descriverla. Se riesco ad aprirli, vi faccio un favore. Non li hanno chiusi molto bene, li sistemo e ve li faccio vedere. Niente, ho già perso una chiusura in silicone. Comunque, questi sono gli orecchini, molto belli, molto lunghi, a me piacciono un sacco. Questo è l'effetto. Mi piacciono un sacco, lunghissimi, top. Ogni tanto guardo dietro perché c'è lo specchio. A me, per me sono super approvati. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate voi. Passiamo adesso. C'è un pacco grosso qua che non riesco a tirare fuori. Che diavolo ho preso? Ah, questi sono i porta biancheria intima. Volevo sistemare il mio cassetto di biancheria e ho comprato questi cosini qua. Vediamo. Che li hanno incollati bene. È rotto il pacchetto. Dovrebbero essere uno per i calzini, uno per le mutande e uno per i reggiseni. Sì, devo prendere un attimo la forma, ma super carini. Questo tipo per le mutande, così riuscite a organizzarle bene. Le vedete tutte, capite che mutande avete. Io che ne ho un botto e devo fare pulizia, questo top. Poi ce n'è un altro uguale, ma con i cosi più distanziati, che secondo me va meglio per i calzini, questo qua. Vedete, è identico? No, ma sono proprio identici. In teoria erano più distanti, scusami. Ho preso la versione che ce li avevo uguali. Sì. Niente, scherzavo, questo è uguale, quindi è inutile che sto qua a farvelo vedere. Pensavo di aver preso un'altra roba. Però alla fine non è che mi cambi molto, voglio dire. Anzi, ci stanno più calzini. E questo è quello per i reggiseni. Gigante.
con tanti scomparti, mettete il reggiseno. Io pensavo di mettere sia il reggiseno che la sua mutanda o le sue mutande, perché a volte compro il reggiseno e poi 3-4 mutande che vanno bene con lo stesso reggiseno, almeno sono a posto. E niente, questi più o meno approvati, cioè devo provarli e vedere se effettivamente mi piacciono oppure no, quindi andrò a provarli. Poi, non so, non credo ci sia molta roba ancora. No, invece sì. Poi abbiamo... Oh, ho ordinato questi pennellini, raga. Li volevo troppo. L'ultima volta i pennelli di Shane mi sono piaciuti alla vista, ma poi nell'utilizzo erano un po' inutili. Quindi speriamo che questa volta siano meglio. Però, raga, il pack, sì. Non mi viene, cioè, vabbè, avete capito, sono fatti veramente bene. Questo ha le setole un po' larghe. Ecco, forse non ne fanno troppi con le setole piccole, cioè strette, da sfumatura un po' più... A me piacciono più corte rispetto che lunghe, che riesco a gestire meglio il pennello. Questo, che è tipo una mezza lingua di gatto, super comodo per i brillantini. Questi li stiamo mettendo via. Che efficienza! Questo piatto, anche questo io lo utilizzo spesso per i brillantini o comunque sfumare l'esterno. Molto belli, raga, da vedere però. E questo qui, che è sempre da sfumatura, sempre un po' grandino per i miei gusti. Li avrei preferiti, vediamo se vi faccio vedere direttamente quelli che ho qua. Ecco, tipo questo qua di Essence è leggermente più piccolo, però riesco a sfumare meglio. Questi qua si allargano troppo in fondo, però vabbè. Molto carini, se vi servono i pennelli un po' così per mettere l'ombretto su tutta la palpebra, anche sì. Poi abbiamo, sempre riguardo al make-up, le matite per le sopracciglia. Intanto, raga, c'è il pack, è sigillato pure all'esterno, cioè da aprire la plastichina, e non è una cosa da sottovalutare assolutamente. Un sacco di brand costosi non lo fanno. E forse è meglio per me che non riesco ad aprirla. Ecco, vedete? Ha proprio tutta la plastica. Adoro. Sì, ok, la plastica inquina il pianeta e tutto. Però comunque siete sicure che nessuno ha aperto o utilizzato il prodotto all'interno. Sto spaccando tutto per aprire questa scatola. Ok. Tra l'altro queste le ho prese perché non mi ricordo quale influencer le ha fatte vedere. Ho detto no, devo troppo provarle. Questa è la matita, tra l'altro super carina. Da una parte c'è la mina, raga, sottilissima. Vediamo se scrive bene. Adoro. Raga, è una matita super sottile. Non so se si riesce a vedere quanto è sottile. Adoro. Dall'altra parte credo sia solo per girare. Ah no, ha pure... No, raga, ciao. Ha pure il pettinino ed è pure fatto bene. Basta, matita top dell'anno. Questa è nella colorazione... Appena buttato. Skinny Brown Pencil. Non c'è scritto qua. Sarà scritto sulla scatola. La 2, la Dark Brown. Ma l'ho presa anche in un altro colore, perché se ne compravo due, la seconda costava 99 centesimi. Allora ho provato anche la 3 Ash Brown. Non so ad aprirvela. Comunque è la stessa identica matita in una colorazione diversa. Poi ho preso una cintura, raga. Ormai sono piena. Da che non avevo cinture, sono piena di cinture. Ma nessuna va bene come dico io. Quindi ho preso anche questa. Mi piace. Allora. Super semplice, in oro, tutta oro. Regolabile fin dove mi pare, che è la parte che più mi piace. Perché spesso e volentieri si regolano fino a una certa, poi bassa. E dovrei tagliarle, sistemarle. Questa poi è più facile da tagliare e rimettere. Alcune è più lo sbattimento che il resto e quindi non lo faccio. Questa per me al momento super approvata. Va con un sacco di abiti e l'ho pagata una cavolata. Non mi ricordo, ma voi starete vedendo tutto qua. Poi
serve ancora qualcosa? No, raga, è finito l'haul. Nel complesso, al momento, sono contenta di questo haul. L'unico dubbio ce l'ho sul portanelli, che se ogni volta che li tiro fuori si spaccia tutto, anche no. Per il resto, al momento è tutto super approvato. Poi sicuramente li vedrete in azione, vedrete come avrò organizzato i gioielli, tutte queste cose, la biancheria, ve lo farò vedere sicuramente in un vlog. E niente, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se fate anche voi degli ordini di queste cosine su Shein o su qualsiasi altro sito. Anzi, se conoscete altri siti scrivetemeli qua sotto o su Instagram, io vi leggo sempre. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!